Mentre la ASL 1 annuncia alcune stabilizzazioni, il sindacato Fesica Confsal fa sapere che ci sono centinaia di precari che attendono un'internalizzazione che non arriva, mentre il sindaco esulta per la stabilizzazione, che è cosa totalmente diversa dalla internalizzazione degli operatori sanitari e sociosanitari. La dura presa di posizione di Marcello Vivarelli e Fabio Giurina, segretario provinciale Fesica Comsa dell'Aquiletera, Teramo... è delegato per gli amministrativi della ASL 1 Aquilana, il secondo. I due insistono su quei lavoratori precari di cooperative dei vari servizi esternalizzati che non possono essere stabilizzati ma solo internalizzati, ad esempio attraverso una società in-house, figli di un dio minore, sono considerati così, evidentemente. Ci sono, ad esempio, gli amministrativi destinati a perdere il lavoro nel momento in cui sarà sbloccato il concorso che ovviamente non potrà essere vinto da tutti. Molti lavoratori e lavoratrici si ritroveranno a casa senza lavoro, cosa già accaduta a diversi operatori sociosanitari, alcuni dei quali con esperienza ventennale e non vincitori di concorso. Sul concorso poi per i due sarebbe pur opportuno rivedere le clausole di salvaguardia aumentando il punteggio d'ingresso per i lavoratori delle cooperative. Il sindacato per discutere di questi argomenti richiama comunque la politica all'impegno e ha convocato lunedì 6 novembre alle 16 all'aula del brollo dell'ospedale l'assemblea di tutti i lavoratori precari di cooperativa.